Ciao a tutti ragazzi, oggi si va a fare la dodicesima tappa del nostro Giro d'Italia, una tappa che nella realtà parte da Siena e arriva a Bagno di Romagna, una tappa che misura 212 km, la nostra ne misura 192, quindi un po' in meno. Una tappa molto mossa, con un arrivo in fondo una discesa, quindi occhio con l'anda, proveremo ad incrementare un po' il nostro vantaggio nella maglia rosa. Ed eccoci alla partenza, siamo con la nostra maglia Ciclamino Moric, che gli andrei a dire di seguire gli attacchi, perché siccome c'è il traguardo volante non troppo lontani dalla partenza, proviamo con lui magari ad inserirci in un tentativo per appunto andare a prenderci questi punti del traguardo volante per poi magari provare ad andare in fuga con Bilbao. Quindi ora mandiamo avanti veloce, per ora c'è già un gruppo davanti di 9 corridori che però vengono controllati dal gruppo, quindi fra poco andremo a fare il traguardo volante e dopodiché proveremo l'attacco con Bilbao. Tanto qua, come ho detto, il gioco, le texture diciamo che non sono proprio il massimo. Passiamo sottoterra, eccoci che siamo già al meno 4, vediamo che è meno 3 e andiamo a fare il traguardo volante per poi provare il vero attacco con Bilbao. Quindi siamo a 2 km ora. Riteniamoci pronti ad andare a fare il nostro sprint. Qua vediamo Pasqualone nella CCC, perché vi ricordo che ho fuso un po' le squadre che non potevamo avere nel nostro giro. Le ho fuse, ve lo ricordo, nella CCC che ormai ha smesso di esistere. Ora andiamo a fare il nostro sprint. Proviamo a prenderci questi 8 punti che ci sono in palio. No, 6, scusate. Io direi che però ci strappano Gaviria, Timolai, Nizzolo e forse anche Caleb Ewan. Quindi non proprio benissimo, ma vediamo dopo quanti punti abbiamo preso, perché ora dobbiamo andare subito con Bilbao. Anzi, lo vediamo adesso, abbiamo preso 3 punti. Andiamo subito con Bilbao e andiamo a fare l'attacco con lui, anche perché sennò la fuga va via. Quindi proviamoci. Attenzione, no, aspetta, aspetta. Carfa ancora ritmo. Fatemi vedere, sì, c'è ancora ritmo alto del gruppo. Sì, allora aspettiamo che il gruppo vada a riprendere la fuga. Siamo a 4 km dal GPM, la fuga purtroppo se n'è andata, però voglio provare un attacco con Bilbao per provare magari a riportarci nella fuga, non per questo GPM perché ormai è andato, però per il prossimo, magari sfruttando la discesa. Quindi facciamo questo attacco, tanto ci riportiamo su Duchesne, era uno di quelli che era in fuga, e ora proviamo a appunto evadere dal gruppo e riportarci sugli attaccanti. Siamo a 700 metri dal prossimo GPM, che è un prima categoria. Purtroppo con Bilbao non siamo riusciti ad entrare nel gruppo della fuga, quindi proviamo a prendere questi solo 2 punti con Moritz, anche così non vediamo i nostri avversari, anche se molti sono in fuga. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare nella fuga con Bilbao, un vero peccato. Comunque riusciamo a prenderci questi 2 punti con Moritz. Siamo ad 1 km 300 metri, sempre con Moritz, proviamo ad andarci a prendere anche questi 4 punti che ci sono in palio per il gruppo. Quindi vediamo di andarci a prendere questi punti appunto. Attenzione, parte Bardet, però Bardet non è il nostro rivale nella Bois, ma è il nostro rivale nella Rosa, quindi ora dovremmo andare a fare qualcosa con Landa. Intanto noi andiamo a prendere un bel po' di punti, dai! Riusciamo anche a passare davanti a Isagirre, 8 punti per il nostro Moric. E ora andiamo un attimo con Landa per controllare la situazione, che c'è Bardet che ha attaccato, quindi occhio. Bardet che ora sta in questo gruppetto qua, quindi io direi che do a Moric assolutamente di non collaborare e di seguire gli attacchi. Ora dovrebbe iniziare la difesa, quindi in teoria dovremmo riuscire a riportarci subito sul gruppetto, disegnando qualche bella curva tipo questa. Perfetto qua. Vediamo se riusciamo a riportarci sul gruppetto, se no. Occhio qua. Perfetta. Vediamo che curva che ho fatto qua.
ancora Bardet a tirare. Se ci riportiamo sul gruppetto sarebbe molto buono, però. Occhio, Bardet ancora. No. Rimaniamo qua nel gruppo. Direi che ci possiamo anche vedere a inizio della prossima salita. Ed eccoci all'inizio dell'ultima salita di giornata. C'è ancora davanti un gruppettino dove c'è anche il nostro Moric, che ho detto di seguire gli attacchi. C'è anche Barguil, quindi occhio, ci sono Barguil e Bardet, due dei nostri rivali. Ma noi siamo ancora qua con l'altro nostro rivale lì poco davanti a noi, ovvero Bernal. Ci dovrebbe essere anche Simon Yates in questo gruppo. Portiamoci avanti, dovremmo avere, perché mi si è tolto l'ordine a Damiano Caruso di proteggerci. Attenzione, rimaniamo concentrati che ci sono anche gli abboni su questo GPM, quindi se riusciamo a prenderli buono potremmo provare. Intanto abbiamo sempre Moric là davanti che può fare un buon punto d'appoggio, diciamo, quindi teniamolo là davanti. Barguil ancora davanti a tutti, mentre Damiano Caruso non arriva ad aiutarci. Ah no, è qua, non l'avevo visto. Qua di campanile. Collabora che va a fare il ritmo. Ecco il nostro Damiano Caruso. Arriva da una mano. Ora andremo a prenderci il giù. Ecco Bernal, qua di fianco a noi. Tra poco magari possiamo provare proprio noi direttamente un attacco per riportarci sul gruppetto davanti con Bardet. E sul gruppo ancora avanti che c'è Barguil da solo. Occhio Daniel Martinez con Simon Yates, da dietro Diego Ulissi. Andiamo, dobbiamo alzarci anche noi sui pedali, proviamo a rispondere. Ah, attenzione, rallentano. E a sto punto insistiamo noi. A sto punto proviamoci noi. E portiamoci sul gruppettino qua con il nostro rivale numero 1, Bardet. Mentre no, Moric crolla proprio adesso, ma non ci credo. Vabbè. Direi che gli annullo solo di seguire gli attacchi. E siamo con Bardet, che è anche Ingle, attenzione, quindi c'era proprio un attacco di squadra. Ora facciamo attenzione che stiamo per andare in discesa. Barguil si prende i secondi da buono e di 8 secondi, noi ce ne andiamo a prendere 5 comunque, quindi guadagniamo 5 secondi su Bardet perché i 2 secondi li ha presi Ingley. Ora attenzione a queste curve, proviamo magari anche ad allungare in queste curve se si riesce. Andiamo a disegnare linee perfette e per ora Barguil abbiamo ripreso. Anche questa curva, mamma mia. Ok, arriva un altro gruppetto, un gruppetto di quelli attardati, infatti ci passiamo pure attraverso. C'è lì a Viviani. Occhio, non confondere allora quelli attardati con quelli che veramente fanno parte della nostra bagarre. Allora andiamo a superare questi. Okay, siamo primi, abbiamo dato 12 secondi i nostri rivali, non sembrerebbe. Questi sono ovviamente quelli attardati. Ora proviamo a prenderci il rosso adesso. Facciamo un attimo i pedali, anche se non siamo in posizione aerodinamica fa niente. Andiamo a prendere qua perché ne prendiamo di più a questo punto di rosso, perfetto. Bene, anche questo di curva, manteniamo ancora 15 secondi. Ora a tutta. Attenzione che fra poco si farà il traguardo, quindi teniamoci questo gel rosso. Anche qua, perfetti. Sessione dell'ultimo chilometro. E andiamo a fare il nostro sprint in modo da incrementare il più possibile. E direi che forse andiamo a prenderci un altro bellissimo successo di tappa. Andiamo ad esultare. E allunghiamo con la nostra maglia rosa, allunghiamo un po' il distacco.
E ci andiamo a prendere un altro bellissimo successo di tappa con il nostro Landa, dove anche guadagniamo 15 secondi di abboni, quindi non solo 10 per la vittoria, ma anche i 5 presi sul GPM. Rifiliamo 11 secondi a tutti i nostri principali rivali, tranne Yates che se ne prende di più, mi sa, sì, 20 secondi. Quindi vediamo ora le classifiche come cambiano. Cambiano che noi allunghiamo, ci portiamo a 1 minuto 20, a 1 minuto 23 di vantaggio su Bardet, quindi ora abbiamo un bel vantaggio da poter gestire. 1,44 su Bernal, 1,58 su Barguil, che ancora stupisce perché comunque per ora sta facendo dei begli attacchi, anzi è l'unico che veramente prova ad attaccarci, proprio Barguil. Simon Yates poi a 2 minuti e 36, via via tutti gli altri. Maglia blu è sempre nostra con Bilbao, 91 punti contro i 67 di Gorka Izagirre e 58 sempre del nostro Moric. La maglia ciclamino è nostra, 152 punti Moric, 146 Merlier che ci insegue, poi ci siamo di nuovo noi con Landa 144, addirittura stiamo andando all'attacco della classifica punti con Landa. La classifica squadre siamo sempre primi con 5 minuti e 27 sulla Trek Segafredo, e nella classifica combattività ci scavalca Neyland, quindi ora siamo secondi con Bilbao. Quindi io vi do appuntamento a domani per la tappa numero 13 di questo Giro d'Italia. Ciao ciao a tutti!